Hi guys, fa la galera, la chicos, ciao ragazzi. Oggi sono qui a presentarvi, ragazzi, la nuova Grotix 80 Proto nelle gare. Ragazzi, nelle gare stunt, ieri vi ho portato le sue modifiche. Vi ho portato lo speed test tra tutte le supercar, dove in cui abbiamo visto che la Grotix 80 è la più veloce del gioco. In realtà, ovviamente, come top speed, come velocità di punta proprio, intendo. Allora ragazzi, ieri notte praticamente sono andato a provare quest'auto in 5-6 gare che poi man mano vi porterò, stunt. E ragazzi, devo dire che è stata una mezza delusione. Cioè l'auto si può usare, però una cosa scoda tantissimo perché è potentissima. Purtroppo è come se fosse quasi una specie di turismo. Non so se la ricordate, la Turismo R, però molto più rapida, molto più veloce, molto più potente. E comunque è più veloce della Osiris, la T20 sui rettilini. Ha un'accelerazione potentissima e incredibile. Però raga, in realtà compensa il tutto, diciamo, l'Osiris per esempio, la T20 compensa il tutto con la trazione nelle curve e soprattutto con alcune cose che sono fondamentali per chi gioca le gare, diciamo, con le acrobazie, quindi le stunt race. E praticamente parlo per esempio di andare a sbattere nei container guida per quando dobbiamo fare uno stunt. Quante volte capita nelle gare, penso quasi nella maggior parte, dove noi dobbiamo andare a sbattere in un container per allineare l'auto, no? Perché il creatore ci fa capire che così lo stunt si fa in modo chiaro e lineare, o comunque in modo più facile. Se voi provate a fare questo con la Grotti, vi renderete conto che l'auto si sballotta in una maniera esagerata e si alza nei lati, per esempio, robe del genere. Io l'ho visto facendo vedere una gara che ho giocato contro l'Ipao Gamer, uno youtuber famosissimo brasiliano con più di 1 milione di youtuber. Sono arrivato prima in questa gara, però ragazzi, onestamente ne avevo fatta la stessa prima e sono arrivato al quinto posto perché era immanovrabile. Poi ovviamente, conoscendo l'auto, conoscendo il tracciato, sono riuscito ad arrivare al primo posto, ma è molto difficile da manovrare, ragazzi, è molto difficile. Bisogna frenare molto prima nelle curve. Questo è un dato che pure, diciamo, mi sono accorto. Però veramente, se trovate alcuni rettilini interi, è fenomenale, veramente fenomenale, perché recuperate tutto quello che avete perso praticamente così. Ho trovato alcuni problemi su alcune gare con gli stunt. L'auto praticamente, ragazzi, è bellissima esteticamente, è potentissima, però c'è questo problema qui. Quindi se Rockstar ci ha promesso delle auto per gli stunt, ragazzi, io credo che non siano queste. Non è questa e non siano neanche l'FMJ, la Reaper, cioè auto per gli stunt, perché sinceramente non sono proprio fattibili. Ovviamente non mi sto sconsigliando l'acquisto perché io, come avete visto, l'ho comprata su un account moddato che mi ha dato un mio amico, che, diciamo, me l'ha prestato così da aiutarmi, perché non avevo al volo, diciamo, 3 milioni e 3 milioni e mezzo da spendere sul mio account principale, ma comunque lo farò, ragazzi. Quindi queste gare qui sono ancora fatte con il suo account, però ovviamente fatte da me, però con questo account qui. Questo poi lo voglio anche specificare per molti commenti in cui mi hanno chiesto: ah, tu hai detto che non eri account moddato, ora lo sei. No ragazzi, il mio account, cioè, è livello 700 e passa, 750 e passa, legittimo. C'ho $300.000 ora, e c'ho un carico da vendere del magazzino, però non sono livello 7500 e c'ho $40.000, cioè non è così. E quindi raga, queste sono le gare che vi lascio in sovraimpressione. Vi lascio almeno, credo, 2 o 3 gare. E vi lascio, ovviamente, vi siete accorti dei sottotitoli in inglese. E questo perché, ragazzi, è meglio metterli direttamente nel video che magari metterli come funzione o featuring, che, diciamo, è difficile da vedere. Perché comunque l'auto è ottima, per carità, si possono vincere le gare. Però se voi prendete contro uno che sa usare l'Osiris o la sa usare la T20 e non sbaglia un colpo, ragazzi, credo che sia difficile vincere. Questo è, a meno che prendete proprio gare con spirali. Io l'ho trovata, l'ho fatto alcune gare con spirali moddate, queste qua tipo UFO o robe del genere, dove la velocità è molto importante perché le strade sono ampie, non c'è bisogno di sbattere nei container. Allora in questo caso, ragazzi, la Grotix 80 comanda, cioè c'è poco da fare. Però quindi bisogna scegliere tra le gare e magari si conoscono in previsione, diciamo, si conosce in previsione una gara. Quindi una cosa molto fastidiosa dell'auto è questa. Ora io ve la faccio vedere, ragazzi, in sovraimpressione.
quando voi siete state facendo una spirale, siete uno stunt, la telecamera si gira, praticamente c'è questo bug, una specie di bug, cioè della telecamera che si avvicina e si allontana, si avvicina e si allontana. Questo succede pure per strada a volte mentre state guidando per la città, ed è molto molto fastidioso, ragazzi. È una cosa bruttissima che non aiuta per niente quando si fanno gli stunt. Infatti una gara non mi ha aiutato per niente, anzi ho perso per questo motivo. E quindi raga, ha molti pregi ma anche difetti purtroppo nelle stunt race. E ripeto ancora per l'ennesima ultima volta e chiudiamo, diciamo, qui il video. Ragazzi, le ruote fuori strada, ok? Le ruote fuori strada sono messe non per bellezza, perché ho visto 10.000 commenti sempre gli stessi a dire le stesse cose da un anno ormai, a due anni che faccio, cioè da un anno che faccio video, perché quando ho fatto i video delle mie modifiche. Ragazzi, le ruote fuori strada si mettono perché aumentano la trazione e la stabilità dell'auto, sia negli stunt, nei wall ride, nelle spirali e tutto il resto, ma anche e soprattutto per esempio quando salite su un marciapiede, quando dovete fare una curva e l'auto resta più stabile, slitta di meno, derapa di meno. Quindi ragazzi, fidatevi, mettete le ruote fuori strada se volete migliorare le performance nelle gare. Ovviamente esteticamente sono una merda in confronto alle ruote di lusso o sportive, ci sta poco da fare. In questa auto qui per esempio avrei lasciato sempre le ruote standard perché sono bellissime con quei colori attorno, però raga, purtroppo io faccio gare, cioè purtroppo mi piace fare gare, quindi cerco di migliorare al massimo le performance e le prestazioni della mia auto. Con questo raga io chiudo il video, ci vediamo sicuramente al prossimo video, arriviamo a 1499 like, quindi 1500, e grazie per avermi seguito, raga. Ci vediamo alla prossima, cercherò anche di portarvi nuove gare con questa, sempre nuove gare con quest'auto, e cercherò al più presto, dico ovviamente, di comprarlo sul mio account principale. Ciao ragazzi, follow e noise.